Bentornati ragazzi, nuovo episodio di Dredge. Allora, nello scorso episodio è successo di tutto ragazzi, di tutto. Andate a recuperarlo al volo se non siete in pari con la serie, perché veramente nello scorso episodio è successo il mondo. Era un episodio che doveva essere un episodio di transizione in cui acceleravo qualsiasi cosa perché volevo completare quattro quest che c'erano rimaste: il cane, i pesce cani e il tizio incappucciato. Arrivo a Inkfell, trovo il sindaco vecchio, il famoso sindaco vecchio, che è da cosa il primo secondo episodio che ci rompe il cazzo sto sindaco vecchio che è sparito, roba così. Abbiamo trovato il sindaco vecchio e da lì è stata una montagna russa di cose che stanno succedendo a valanga. Abbiamo scoperto che in realtà noi siamo il collezionista e noi, e probabilmente noi, siamo il famoso marito delle lettere, no? Quelle lettere qua. Ieri c'è stato un incidente, il marito e cosa... Siamo noi che con la nostra moglie, e a quanto pare il sindaco vecchio e altri personaggi, abbiamo recuperato il tesoro. Il tesoro cos'era? Il libro, a quanto pare. E il libro e i cimeli magari, o solo il libro? Il libro, comunque. E nel momento in cui abbiamo recuperato il libro, siamo stati attaccati dal mostro che c'è nella nebbia. Quindi la nebbia e il mostro che ha fatto esplodere la barca e ci ha riportati a riva. Quello che ci dice il sindaco vecchio. Però chi è che è rimasta vittima di questo attacco? Nostra moglie. Da lì noi, usando il libro, da quello che per ora riesco a speculare, abbiamo cancellato la nostra di memoria, non quella di tutti, ma la nostra memoria l'abbiamo cancellata e probabilmente ce ne siamo andati da Midolla. Ne siamo proprio scappati, dimenticando tutto, dimenticandoci della moglie, del sindaco, la guardiana, i posti, i luoghi, tutto quello che si doveva ricordare, il libro, fino a quando siamo tornati. Probabilmente noi siamo tornati attirati da qualcosa, o non ce ne siamo mai andati, anche questa può essere un'opzione, non ce ne siamo mai andati dall'isola. E siamo adesso, ci siamo messi a cercare i cimeli. Cimeli perché la nostra personalità, ormai si è capito che abbiamo queste due personalità, il collezionista che vuole i cimeli per fare un rituale e riportare indietro dagli abissi, lei dice però, la moglie, però lui dice che il libro dice... Scusate, lui dice, il libro dice, scusate, che adesso c'è un flusso di roba che mi sta uscendo, sto pensando. Cioè, lui, leggendo il libro, lui che siamo noi, il collezionista, leggendo il libro dice, con i cimeli, con questo, con il porco dio, con le formule magiche, possiamo riportarla indietro dagli abissi. Ok, indietro dagli abissi. Però noi adesso abbiamo il libro, e con la guardiana... ci faremo adesso indicare il luogo in cui il libro è stato recuperato per rigettarlo in mare. Questo perché, come ho detto nello scorso episodio, vi invito a recuperarlo perché è veramente successo il fin di mondo e almeno avete un'infarinatura più ampia di speculazioni varie a quello che succederà più avanti. Nello scorso episodio, come vi ho detto, ho tirato giù il salvataggio, che ha il salvataggio fino a questo momento, perché nel momento in cui schiaccio qua, secondo me, triggeriamo il finale, non si può più tornare indietro, penso. Quindi ora, noi faremo quel finale qua, portando quindi alla fine della serie, la serie finisce qua, dopodiché porterò, penso, uno, due episodi, o magari cerco di farne uno, magari un po' più lungo, in cui faremo anche il finale, prendendo tutti i cimeli, perché sono curioso di vedere cosa succede anche se porto tutti i cimeli. Ora però andiamo a cannone. Ah, ok, c'è proprio il banner. Stai per entrare nella fase finale del gioco. Da qui in poi i progressi non verranno salvati. Continuare. Sì ragazzi, ripeto, continuiamo. Ho i salvataggi scaricati fino al momento, fino a prima di questo momento. Quindi facciamo questo finale, che è il finale che io in blind voglio fare, quello di rigettare il libro a dove è venuto e probabilmente far sparire la nebbia e tutte quelle aberrazioni qua.
Dopodiché, direi, faremo un episodio, ripeto, extra, in cui proveremo a raccogliere tutti i cimeli, e magari completiamo il cane, le queste gli incappucciati, magari proviamo a prendere adesso, vediamo un po'. Però adesso andiamo al finale di questa serie. Ah, te lo dico due volte, del tipo se sei un coglione. Sì. Dobbiamo aspettare che la notte sia più buia. Quando l'oceano sarà come era tanti anni fa. Quindi è successo tanti anni fa, ricordiamocelo, ragazzi. Ah, proprio ci fa aspettare qua. Vediamo un po'. E ora ti indicherò la via. A col faro, segui la mia luce. Va e fa la cosa giusta per lei. Rigettalo in mare. Ok. Ora andiamo a rigettarlo in mare. Ok. Vediamo di non morire adesso. Il fascio di luce arriva là. Ok. Bello lontano, figa. Andiamo. Il tempo non passa, ragazzi, avete visto? È sempre l'1.03. Ok, ci siamo, ragazzi. E questo è il luogo. Rigettiamolo in mare, quel libro maledetto qua, bastardo. Il libro tenta di divincolarsi dalla tua presa, spostando misteriosamente il proprio peso da un lato all'altro. I nastri d'argento si agitano vanamente tra le tue dita. Rigettalo in mare. Sollevi il libro sopra la testa. Adesso proviene un profondo lamento, a cui ne risponde un altro proveniente dagli abissi. Rigettalo. Getti il libro nell'acqua schiumosa. Ok, ragazzi. Adesso sto un attimo zitto, vediamo cosa succede. Orco Dio! Quindi noi moriamo. Noi saremmo comunque già dovuti morire, probabilmente. Ok, un finale molto veloce in realtà. Ok, direi che intanto che passano i titoli di coda, ragazzi. Oh, vi ricordate? Oh, prima cosa, quel mostro qui l'abbiamo già visto noi. Vi ricordate quella volta che ci siamo spinti un po' verso i bordi al bacino stellare ed è saltato fuori quel mostro scheletrico? Quindi era questo qua. Quindi che ci impediva di andare oltre i limiti della mappa di gioco, ma cioè di trama, di lore, di mondo interno, e non ci faceva allontanare più di un tot da questo posto. Quindi ora noi rigettiamo il libro che si divincola per non farsi gettare via. Perché? Perché c'è sul sangue della nostra moglie e quindi comunque lei voleva essere riportata in vita? Può essere? Può essere, ragazzi. Adesso sto pensando a tante cose. A cosa potrebbe essere? Ovviamente dobbiamo vedere anche l'altro finale, vedere cosa succede. Se il rituale con tutti i cimeli è una grossa inculata, secondo me è una grande inculata, e tipo facciamo saltare in aria tutte le isole facendo quella cosa lì. Cioè, questo è il mio pensiero. Però dobbiamo capire. Ci sono un botto di cose da capire. E sì, direi che dovremmo fare l'altro finale. Per ora le speculazioni, secondo me, si conferma quello che bene o male abbiamo speculato nel scorso episodio. Noi troviamo il libro.
con la moglie, cioè in viaggio di nozze, o comunque siamo qua a pescare dopo il matrimonio con la nostra cara moglie. E durante un'esplorazione, una pesca notturna, troviamo il libro. Nel momento in cui prendiamo il libro, veniamo attaccati da quel mostro. Dal mostro qua, il mostrone che ci ha appena mangiato nel finale, che uccide la nostra moglie, non sappiamo il nome, uccide lei comunque, e ci fa arrivare a riva. In quanto tempo? Perché noi, il sindaco vecchio dice che quando lui si è risvegliato a Riva, noi eravamo in piedi col libro in mano e lui ci ha detto di rigettarlo in mare immediatamente, cosa che noi non abbiamo fatto. Noi non abbiamo fatto, ma cosa abbiamo fatto invece col libro? Cioè, ci siamo fatti come un incantesimo, diciamo, per dimenticarci di lei, di quello che è successo, del libro. Però, quello che io devo ancora capire è, ma noi, negli anni che sono passati, perché sono passati degli anni, lo dice anche la guardiana del faro adesso, che sono passati degli anni dall'ultima volta che da quando abbiamo tirato su il libro. Quindi, in quegli anni di stop. Noi che cazzo abbiamo fatto? Siamo scappati dalle isole, siamo andati via, siamo scappati dalle isole, buona, scusate, cioè, non si capisce bene quello che dico ogni tanto, ma veramente, ripeto, flusso di coscienza infinito. Quindi noi ce ne siamo andati da qua e siamo tornati attratti da qualcosa? O non ce ne siamo mai andati e siamo rimasti magari lì a Rocca Nera? Perché se ce ne siamo andati, è strano se ce ne siamo andati. Perché se ce ne siamo andati, allora il mostro ti lascia andare via se non hai il libro con te. Cioè, centrate su, se no non ce ne siamo mai andati. Cioè, noi abbiamo passato anni a fare cosa? A fare niente? O a studiare il libro, magari. Anni a studiare il libro fino a quando non abbiamo scoperto che coi cimeli. Potrebbe essere. Potrebbe essere, pensando a questa cosa qua, che in realtà noi non ci siamo cancellati la memoria sulla spiaggia, ma noi dalla spiaggia ci siamo spostati a Rocca Nera. E lì a Rocca Nera abbiamo scoperto, negli anni che sono passati, della possibilità di riportare in vita la nostra moglie. Come? Trovando i cimeli. Cos'è che succede? Probabilmente, per ingannare tutti, la guardiana, il sindaco vecchio e la guardiana e il sindaco vecchio, che sono gli unici due che si ricordano alla fine del collezionista. Quindi per ingannare loro, noi ci siamo cancellati la memoria e ci siamo dati, cioè ci siamo sdoppiati la personalità, insomma, in modo da creare come due persone distinte, il collezionista e il pescatore. Un attimo zitto, che voglio capire se succede qualcosa. No. Ok. Adesso volevo finire di dire una cosa. Abbiamo creato, quindi noi abbiamo studiato il libro negli anni, come dice la guardiana, negli anni che sono passati da quel momento in poi. Abbiamo studiato il libro, abbiamo capito dove sono i cimeli, tutti i cimeli che servono per fare il rituale e riportare in vita lei dagli abissi. Però il collezionista, la personalità, io adesso le chiamo personalità, ma è come se fossero due persone distinte, una roba del genere. La personalità collezionista non può uscire in mare, perché nel momento in cui lui mette piede in mare, quindi noi come collezionisti mettiamo piede in mare, veniamo presi d'assalto dai mostri, da qualsiasi cosa. Quindi cos'è che fa? Per ingannare tutti, guardiana, sindaco vecchio e nebbia, mostroni e robe così, crea un'altra personalità.
si finge un'altra persona e fa questa cosa degli specchi in cui in realtà è strano, ragazzi, porco Dio, se è strano. Cioè, per me siamo vicini, cioè, per me ci sono bene o male, io bene o male dovrei aver capito bene o male, cioè, nel senso, noi come collezionista ci diamo un imprinting a noi stessi in cui dimentichiamo le cose essenziali, il libro, la morte della moglie e così via, in modo che l'unica cosa che ci deve interessare è prendere i cimeli, perché il collezionista sa che nel momento in cui noi veniamo a sapere di quello che è successo, potremmo prendere la scelta, come abbiamo fatto, di buttare il libro, cosa che il collezionista non vuole. Il collezionista vuole riportarla in vita, quel pezzo della nostra personalità rivuole portare in vita. E quindi cos'è che fa il collezionista? Ci dice: adesso ti attacchi al cazzo, io ti cancello quella parte di memoria e ti lascio solo le missioni dei cimeli, che ci vengono date dopo, ricordiamocelo. Però non è che noi partiamo e sappiamo già di dover prendere i cimeli. Noi, al primo pesce aberrante che peschiamo, veniamo attirati dal collezionista Roccanera, che vi ricordate, lo vediamo dall'oblò della nostra nave, ci dice: non possiamo parlare qua, vieni a Roccanera per favore, grazie, gentilissimo. Ora, se faccio continua, allora ragazzi, piccolo taglio, perché ho voluto vedere cosa succedeva a schiacciare continua, volevo, giusto per essere sicuri che non mi servissero i salvataggi, e infatti schiacciando continua ti riporta dalla poco prima di parlare con la guardiana. Quindi bene o male siamo lì esattamente dove avevo fatto il backup dei salvataggi, quindi tutto tranquillo. Ora, la serie direi che è arrivata a un suo finale, un suo bel finale. Non abbiamo fatto tutto al 100%, non abbiamo completato tutte le quest, non abbiamo trovato tutti i pesci, non abbiamo fatto tutti i potenziamenti, tutte le ricerche e così via. E sono contentissimo così, perché è stata una bella serie, a me il gioco è piaciuto un botto, spero sia piaciuto anche a voi vederlo, vedere me giocarlo, vedere me specularci sopra, e ve lo consiglio. Anzi, vi consiglio, adesso che sapete che ci sono più di un finale, lo so, vi siete spoilerati i vari twist del fatto che siamo il collezionista e così via, ma se lo trovate, magari non a prezzo pieno, lo trovate in sconto e così via, io una partitina ve la consiglio comunque di farla, se non l'avete giocato, se non l'avete già giocato, perché il gioco vale veramente la pena, è veramente un bel gioco. Poi, come sapete dal primo episodio, io amo la letteratura di Lovecraft, alla Lovecraft, quindi tutto quello che c'è intorno a quel mondo lì, quindi questo gioco te lo piscia a momenti in bocca in certe cose, veramente è stato un piacere. Ora, vi ringrazio veramente per aver seguito la serie. Vi lascio, vi chiedo, magari se avete voglia qua sotto nei commenti ditemi cosa ne avete pensato, cosa ne pensate di questo episodio finale, ovviamente come al solito, ma anche cosa ne pensate della serie dal primo episodio a questo. Se magari mi dite: guarda, la serie mi è piaciuta, perché? O magari mi dite: la serie mi ha fatto cagare, perché? E magari mi dite: troppe accelerazioni, troppi tagli, troppi tempi morti, e però questa cosa, e però dovevi farlo al 100% e così via. Così che, se in un futuro porterò un'altra serie, almeno potrete, farò tesoro di questi consigli. Detto questo, ragazzi, io e Dregia a questo punto vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Grazie veramente tanto di aver seguito questa serie.